tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La terra continua a tremare nelle Marche, una scossa di magnitudo 3.8 avvertita da Ancona a Fabriano. Incidente in autostrada, sono tutti ricoverati in prognosi riservata agli occupanti dell'auto che ieri si è schiantata contro il New Jersey. E allarme nei cimiteri fanesi, atti di vandalismo e furti si ripetono ogni giorno tra l'impotenza e la rabbia dei parenti dei defunti. I 100 anni dell'aeroporto di Fano, lo scalo cittadino festeggiato con esibizioni in cielo. Al Codma di Rosciano, grande successo di pubblico per Fano Geo, la festa dedicata all'agricoltura. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale. Una forte scossa di terremoto e la terra continua a tremare nelle Marche. Questa volta è stata avvertita nella tarda mattinata di oggi in diverse località della regione, Ancona, Jesi, Fabriano. La magnitudo 3.8 con epicentro 2 km a ovest da Muccia in provincia di Macerata. Trema ancora la terra nel centro Italia. Due forti scosse sono state avvertite nella giornata di oggi. La prima alle 10.49 di questa mattina, avvertita in varie località delle Marche, Sinigaglia, Ancona, Jesi, Fabriano ed anche in Umbria. Secondo il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 3.8 con epicentro a 2 km a ovest di Muccia, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Nel primo pomeriggio poi la seconda alle 14.38 di magnitudo 3.4 ed è stata registrata ad Amatrice, l'epicentro ad una profondità di 13 km ed è stato individuato a 3 km da Amatrice e 8 da Campotosto nell'Aquilano. Ma in questo caso non ci sono stati segnalazioni di danni rilevanti a cose o persone. Qui la terra trema sempre, dice all'ANSA il sindaco di Muccia, Mario Baroni. Poi ogni tanto c'è una scossa più forte, come oggi, ed è devastante sotto l'aspetto psicologico, ma è anche un intralcio alla ricostruzione. La scossa di Muccia è stata avvertita chiaramente dalla popolazione sia a Perugia che anche nel Teramano e fino a Terni. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, alcune scuole della zona sono state rapidamente evacuate ed avviate immediatamente le verifiche tecniche sull'agibilità. A Camerino ferita lievemente una liceale, ha battuto la testa riparandosi sotto il banco, come previsto dalle procedure di messa in sicurezza per evacuazione. Dopo la scossa, quando i ragazzi sono usciti, alla giovane sono state prestate le prime cure. Le sue condizioni comunque non sono gravi. A San Severino Marche, al termine dei sopralluoghi, il sindaco Rosa Piermattei ha disposto il rientro a scuola degli alunni per domani, martedì 22 maggio. Purtroppo qui viviamo un'emergenza continua, ha sottolineato il primo cittadino Pier Mattei dopo i sopralluoghi. Abbiamo bisogno di una nuova scuola che dia tranquillità e sicurezza ai nostri alunni. Chiaramente molte delle immagini, tutte le immagini che avete visto sono immagini di repertorio. Sono tutti e tre in prognosi riservata e ricoverate a Torrette di Ancona. I tre feriti nell'incidente in A14 che si è verificato alle 17.15 di ieri nella corsia nord all'altezza dello svincolo di Fano. In un primo momento la moglie dell'82enne conducente residente a Rimini di 78 anni era stata portata all'ospedale di Pesaro dal personale del 118, mentre il conducente ed una passeggera di 87 anni, parente della coppia, che viaggiava sul sedile posteriore dell'Opel Astra, erano stati trasferiti nell'ambulanza al Torretti di Ancona. Ma nella tarda serata di ieri le sue condizioni si sono aggravate ed anche la donna è stata quindi ricoverata nello stesso reparto dove erano arrivati i suoi parenti poche ore prima. Per tutti e tre ora i medici si sono riservati la prognosi. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso le indagini della sottosezione della Polizia Autostradale di Fano per capire le ragioni dello sbandamento e dell'urto violentissimo contro il New Jersey. Atti vandalici, furti continui nei cimiteri cittadini.
Fano dunque vive un'emergenza, una vera e propria emergenza, e cominciamo a parlarne questa sera. Intanto con il raccontarvi la storia di un parente, di un defunto che si è visto devastare la tomba. E poi nei prossimi giorni, vi anticipo già, che ci occuperemo di furti, dei furti continui che avvengono nei vari cimiteri cittadini. Questa volta non è una fake news. Nel cimitero di Rosciano ci sono stati atti vandalici. Sì, ieri ci è stato segnalato che mancavano dei fiori che avevamo messo di recente nella tomba di mio padre e mia madre, e quando siamo venuti a vedere abbiamo constatato che non solo mancavano i fiori, ma addirittura c'era la foto danneggiata, rotta praticamente, che adesso siamo costretti a cambiare perché comunque è rotta praticamente, ecco, e noi pensiamo che, diciamo, che queste cose stiano peggiorando, perché prima sì, erano successe che magari avevano rubato dei fiori, queste robe qui, e invece adesso sta degenerando perché sono arrivati a romperci addirittura la foto. Con atti di vandalismo. Avete segnalato la cosa? Sì, ai carabinieri e ai vigili, però loro hanno detto, vabbè, sentite il cimitero e poi loro prenderanno, sì, i servizi cimiteriali. Sono a corrente loro di questi episodi? Sì, l'abbiamo segnalato stamattina e ha detto che non so cosa faranno. È capitata altre volte qui nel cimitero? No, atti di vandalismo così no, però dei fiori sì, spesso, capita spesso. Allo sconcerto si aggiunge anche lo sconforto che si legge negli occhi di chi ha subito questo affronto nel non comprendere le motivazioni che animano le mani dei vandali. Il cimitero di Rosciano è stato la settimana scorsa al centro di una falsa notizia su uno scempio avvenuto sì a Rosciano, ma non di Fano, bensì in provincia di Pescara, in Abruzzo. Ma la notizia comunque è rimbalzata sul web in alcuni post locali, ma si è capito subito, dopo una veloce verifica, che c'era qualcosa che non andava. Comunque, una cosa fuori posto, il cimitero di Rosciano ce l'ha. I suoi frequentatori stamattina attirano la nostra attenzione su di una telecamera che è stata messa a sorveglianza di un'area all'aperto che penzola appesa pericolosamente ad un cavo elettrico in balia degli agenti atmosferici, ci dicono i presenti sin dall'era Aguzzi, assessore Silvestri. Possibile che anche nei recenti lavori nessuno si sia accorto di questa pericolosa banderuola che, nel fortunato caso in cui funzionasse, avrebbe una sola inquadratura? Eh già, al termine di un diverbio in casa, un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa. E dunque si tratta di un nuovo caso di femminicidio in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove dopo un diverbio appunto un uomo ha sparato alla moglie di 75 anni uccidendola con due colpi esplosi al petto e al volto con un fucile da caccia. Un uomo di 74 anni è stato ucciso in casa a Fiesse invece nel Bresciano, fermato il figlio adottivo, un quarantenne di origine straniera. E dunque questa è la notizia che arriva sempre dalle Marche, mentre ad Apecchio un uomo cade con la moto e perde la memoria. È successo verso le 11, l'uomo è di Cattolica ed era in gita con la comitiva, è finita con il suo mezzo in un campo. Oltre ai dolori in ogni parte del corpo, il motociclista ha subito evidenziato una perdita di memoria. Sul posto, con codice rosso, sono arrivati i volontari del 118 di Apecchio e la Potes di Urbagna, che dopo circa 30 minuti di cure lo hanno trasferito al pronto soccorso di Urbino. Chiudiamo adesso la pagina di cronaca e parliamo delle giornate del Fai di primavera, perché questa mattina a Pesaro i ciceroni si sono stati premiati dal prefetto. Nella mattinata di oggi si è tenuta nel Salone Metaurense della Prefettura, in collaborazione con il FAI, con il Comune di Pesaro e con l'Ufficio Scolastico Provinciale, la cerimonia di premiazione dei giovani apprendisti ciceroni appartenenti a varie scuole della provincia che numerose volte hanno partecipato all'apertura dei tanti luoghi di interesse storico e artistico della provincia, tra cui anche il Palazzo Ducale di Pesaro, in occasione delle giornate FAI di primavera del marzo scorso.
Il prefetto, nel suo saluto introduttivo, si è complimentato con l'opera meritoria del FAI e con le scuole che hanno offerto la preziosa collaborazione dei giovani ciceroni, i quali hanno dimostrato un grande entusiasmo e ottenuto molti apprezzamenti per il loro encomiabile impegno e per la competenza dimostrata anche quest'anno. È stata pure l'occasione per incastrare il FAI ad aiutarci anche il 2 giugno. Il 2 giugno quest'anno facciamo veramente una manifestazione all'aperto, nel senso da condividere nella parte, diciamo, istituzionale di Festa della Repubblica, da condividere con la cittadinanza. Quindi avremo svariati momenti anche musicali, si concluderà con il conservatorio, sarà una cerimonia, ripeto, aperta a tutta la città, ma in contemporanea abbiamo avuto dal FAI la possibilità di reiterare l'esperienza che abbiamo fatto a marzo e quindi di riaprire Palazzo Ducale. Allora, un appuntamento importante questo per sottolineare quanto le sensibilità delle giovani leve si possano attivare anche coinvolgendoli soprattutto. Esatto, è proprio questo lo scopo di questo progetto, quello di coinvolgere i ragazzi e di fargli capire che anche loro possono fare qualcosa per la cura, per la salvaguardia, per la valorizzazione del nostro patrimonio d'arte e natura, per il nostro patrimonio culturale. Quindi questo progetto Apprendisti Ciceroni coinvolge i ragazzi non solo in un momento di conoscenza, di studio, ma anche in un momento in cui sono loro che restituiscono in qualche modo quello che hanno imparato, raccontandolo ai numerosi visitatori, al grande pubblico che sempre accorre ai nostri eventi nazionali. L'occasione per rivederli all'opera sarà quindi la Festa della Repubblica del 2 giugno che, in collaborazione con il Comune, la provincia di Pesaro e con il 28° Reggimento Pavia, quest'anno vedrà una serie di iniziative aperte alla cittadinanza che si concluderanno in Piazza del Popolo a Pesaro. A Carrara di Fano aprirà un nuovo centro per l'infanzia, si chiama Dire Fare Giocare, sarà aperto tutto l'anno dal lunedì al sabato e tra le iniziative curiose c'è anche il pigiama party per i bambini che si svolgerà il venerdì sera. L'idea è nata da tre mamme, Francesca, Rosaria ed Eleonora, di età diverse ma con una passione in comune, cioè la cura dei bambini. La festa di apertura si terrà sabato prossimo dalle 17 in poi nella sede di Via Flaminia a Carrara di Fano. Ladri di piante in azione la notte scorsa in un'azienda florovivaistica a Fenile di Fano. Ignoti si sono introdotti all'interno delle serre tagliando una rete metallica e noi abbiamo raccolto lo sfogo, l'amara considerazione del titolare di questa azienda. Ah, mi hanno portato via un 150 piante, tutte ornamentali, trachenzie, pachire, giovani potus, un bel dannetto insomma. Certo che per ridursi a prendere le piante abbiamo toccato proprio il fondo, Questa è la considerazione più grande. Nel fine settimana si sono tenute le celebrazioni del 100° anno di fondazione dell'aeroporto di Fano e c'eravamo anche noi. È iniziata sotto un sole battente che ha voluto anch'esso salutare le migliaia di persone, tra appassionati, addetti ai lavori, personale dell'aeroporto, autorità e cittadini, la giornata dedicata alle celebrazioni per festeggiare i 100 anni di vita dell'aeroporto di Fano, organizzata dall'Aeroclub Fano con il patrocinio del Comune e del Consiglio regionale delle Marche. Nell'occasione è stato anche organizzato il primo raduno nazionale delle pattuglie civili. Si è iniziata la parte ufficiale della commemorazione con il taglio del nastro da parte delle autorità e i saluti ufficiali dal palco allestito ai piedi della torre di controllo dell'aeroporto. Una cerimonia che nell'intento degli organizzatori non era solo celebrativa, ma commemorativa, carica anche di momenti toccanti, come la scopertura della targa realizzata appositamente per l'evento e che verrà posizionata all'esterno della struttura con deposizione di corona d'alloro alla presenza del picchetto armato dell'aviazione militare italiana del 15° Stormo di Cervia.
targa che ricorda le gesta delle due medaglie d'oro al valor militare, oltre che di Enzo Omiccioli, a cui è intitolato per ora l'aeroporto, ma anche di Walter Omiccioli, due assi dell'aviazione militare italiana, momento che ha raggiunto il suo apice quando l'unico parente vivente dei due assi, un nipote, Alfredo Magnani, ha preso la parola commosso per ringraziare tutti. Però oggi siamo consapevoli che questo è una fortuna avere una struttura come questa e che tanti magari ci invidiano, e proprio dobbiamo partire da questo punto di vista, che abbiamo io lo definisco un gioiellino, dobbiamo valorizzarlo con le sue caratteristiche senza stravolgerle, sapendo che può portare un valore aggiunto, sapendo che sempre più questo spazio deve anche integrarsi con la città. Tutte le maestranze dell'aerostazione hanno partecipato all'organizzazione di queste due giornate. La società che gestisce lo scalo, la Fano Fortune, l'Accademia di Volo, gli operatori commerciali che hanno animato la manifestazione. Questi ragazzi che vengono con il loro pattuglio di formazioni civili sono lo specchio di quello che si può fare in questo aeroporto e delle tante potenzialità che ha, espresse e inespresse. Quindi è importante che con l'aiuto di tutti e il supporto delle istituzioni facciamo crescere anche la parte inespressa, che è tanta ed è bella da poter far emergere. 9 le pattuglie provenienti da tutta Italia, da Brescia fino a Lecce, assieme a tanti singoli che con oltre 140 velivoli hanno saturato il prato dell'aeroporto, tirato a lucido per l'occasione. Uno spettacolo di alternanza di decolli e atterraggi senza sosta fino alle 19 della sera, con passaggi sulla pista che hanno tenuto con il naso all'insù le migliaia di persone, grandi e piccini, che sono stati affascinati a metà pomeriggio anche dal passaggio in formazione della pattuglia Infinity di 12 velivoli che hanno disegnato nel cielo di Fano un tricolore gigante. Anche i padroni di casa, il Fly Fano Team con 7 velivoli in formazione, la pattuglia Yak Italia, i due Extra 300 dei 27 Aerobatics, hanno ammaliato il pubblico. Come anche il gioiellino dell'aeronautica militare italiana, presente con i suoi ufficiali assieme al generale Molteni, il mastodontico HH-101 Cesar in mostra statica assieme al suo equipaggio. Ed il romantico ma sempre efficiente AB-212 del reparto volo della Polizia di Stato, presente anch'essa alla manifestazione. E dalle esibizioni in cielo a quelle sulla terra con Fano Geo, che ha chiuso i battenti con un bilancio più che positivo. Si è conclusa ieri al Cotma di Rosciano di Fano la 30ª edizione di Fano Geo, due giornate all'insegna del bel tempo, delle vecchie tradizioni, ma soprattutto di didattica, con gli oltre 400 bambini provenienti dalle scuole fanesi che hanno preso d'assalto i diversi laboratori creati ad hoc per loro, tra cui anche la fattoria degli animali. Quando una manifestazione ha così tanta costanza, e ne servirebbe per tante altre manifestazioni, di essere portata avanti, serve l'obbligo di farla al meglio. Noi l'abbiamo così ereditata dalla cooperativa Tre Ponti, che a sua volta l'aveva ereditata dalla cooperativa Falcineto, e abbiamo voluto aggiungerci queste aree tematiche che effettivamente stanno dando dei bellissimi input, perché oggi c'è stata tanta gente a vedere i cani da pastore dell'Enci o la falconeria o i ragazzi delle giacche verdi, che devo ringraziare tantissimo perché insieme a noi stanno facendo un grandissimo lavoro su questa manifestazione. Quindi sì, tante aree tematiche, soprattutto piacciono molto i bambini, gli animali che ormai si vedono solo in fotografia, qui possono vedere e toccare. Dopo il rituale taglio del nastro, accompagnato dalle note della banda Città di Fano, il momento dell'assegnazione del premio Cerere, attribuito dalle associazioni agricole Coldiretti, CIA e Confagricoltura ai migliori produttori dell'anno in corso. I primi di quest'anno sono andati da Alberto Grelli di Fossombrone, Donato Bonifazi di Fratte Rosa, Clarissa Solazzi della società agricola Sant'Irene di Fano ed un premio speciale all'azienda Vitale di Pozzuolo, che ogni anno fornisce gli animali per la fattoria didattica.
Altro momento significativo della giornata, la presenza dei sindaci delle passate amministrazioni, che hanno portato avanti la manifestazione nel tempo e che insieme hanno tagliato la splendida torta celebrativa realizzata dal maestro Stefano Ceresani. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo lungo percorso e a tutti coloro che sono poi i protagonisti di tutti i giorni, e cioè gli operatori, gli imprenditori agricoli e tutto il mondo che sta intorno al valore della terra. Ma la settimana dell'agricoltura continua ancora con il primo appuntamento di giovedì 24 maggio nelle campagne di Falcineto, con le giornate del grano e con le prove in campo, e a seguire il 26, 27 maggio, 2 e 3 giugno con la 30ª festa della mietitura a Falcineto Park. Questo era il nostro ultimo servizio, tra poco c'è un nuovo viaggio nella memoria dove potrete rivedere i personaggi e i luoghi della Fano di un tempo, poi una ricetta del nostro chef in cucina con lo chef appunto, e subito dopo invece un approfondimento con il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, sulla fiera di San Michele Arcangelo. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio ai Giornali. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.